A Pescara pochi vigili urbani in servizio, la carenza di organico all'interno della Polizia Municipale è diventata allarmante. Attualmente ci sono 140 agenti in servizio per una popolazione di 110.000 abitanti, che diventa di circa 200.000 nei giorni lavorativi per i pendolari e quasi 300.000 nel periodo estivo per la presenza dei turisti. Urge insomma tamponare la carenza di organico. Come? Attraverso nuove selezioni. Il presidente della Commissione Comunale sulla Sicurezza, Armando Foschi. I tempi? Allora, i tempi, 19 vigili prenderanno servizio subito con il corso formazione e lavoro. Altri 30 vigili entro il mese di dicembre a conclusione del concorso che è in atto. Pescara dovrebbe avere un vigile ogni 700 abitanti, considerando che quotidianamente Pescara accoglie circa 200.000 cittadini oltre ai residenti. Senza considerare poi l'estate, no? Quasi 300.000 con la presenza dei turisti. Esatto, l'estate la città raddoppia le presenze, quindi sicuramente si farà ricorso a stagionali, a vigili stagionali. Abbiamo raccolto il grido d'allarme lanciato dai sindacati con la direzione del personale, c'è stato stilato un programma che porterà a reclutare entro il 2023 200 vigili urbani. Ecco, Foschi faceva riferimento naturalmente ai sindacati che si sono detti preoccupati, carichi di lavoro pesanti e poi anche per il fatto che insomma stanno scadendo i contratti a tempo determinato. Sì, esatto, comunque abbiamo raccolto i grido d'allarme, però si sono alzati dal tavolo abbastanza soddisfatti con delle garanzie in mano. Ecco, in questo momento sono 140 vigili urbani in città. Attualmente 140, subito diventeranno 159, considerando che poi ci sarà anche personale che a breve andrà in pensione. 140, molti sono amministrativi da quello che abbiamo capito, no? Il lavoro necessario in ufficio, ci sono i vigili sulla strada, sul territorio, per controllare l'abusivismo, per controllare occupazioni abusive negli alloggi ERP. In questo momento soprattutto il tema della sicurezza è caldissimo. Sì, il tema della sicurezza, non va abbassata la guardia, quindi e soprattutto i vigili urbani con le altre forze dell'ordine stanno tenendo abbastanza sotto controllo la città.